pap test gratuito sotto il vento. Queste sono le indicazioni che si devono rispettare prima di poterlo eseguire. La Regione Lazio ha messo a disposizione questo bilico enorme, guardate, c'è la penisola sia da una parte che dall'altra, e come vedete dalle immagini c'è a terra e poi in ogni dove la sabbia che sta imperversando, sta affliggendo questa piazza da questa mattina, una sabbia che vola a altezza del volto e ha invaso, vedete, le persone si riparano come possono perché ha invaso addirittura la sede stradale, per quanto è alta, vola ad altezza occhi, peccato perché insomma tutti quelli che stanno qua in fila si stanno prendendo una quantità di sabbia davvero enorme. E come vedete qui dalle immagini la sabbia sta volando ad altezza occhi, perché quando arriva a questo livello al di là del muro ovviamente travalica e viene spinta, alzata fino ad arrivare dall'altro lato. Un vento che sta soffiando tra i 45 e i 50 km orari da sud sud-ovest, quindi insomma diciamo tra Ponente e Libeccio, un vento che continuerà ad affliggere la costa laziale per tutto il giorno e che poi si attenuerà nella giornata di domani. Come vedete, chiaramente quando c'è un vento così forte anche il mare tende a salire rispetto alla sua posizione naturale, quindi un po' di la solita problematica insomma di Ostia dell'erosione anche oggi purtroppo interesserà un po' di stabilimenti. Speriamo non faccia grandi danni, ma comunque insomma già dalle immagini si può capire che il mare è salito un bel po'.